questo studio di sculture oggi rivaleggia con le più gloriose ribalte. Edoardo De Filippo sa che anche la mimica è plastica. Il busto è opera di Mario Cimara, il figlio di Luigi, che ha voluto anche Cervi, testimone della sua soddisfazione di padre. L'autore spiega i criteri realistici a cui si è ispirato nello scolpire Edoardo, il quale riconosce, in base alla propria esperienza, che dal realismo si può giungere alle più fantastiche e surreali trasfigurazioni. Surreale, tutta metafore plastiche, è appunto l'arte di Mario Cimara. Figlio d'arte, questo scultore si dedica anche a ricerche di decorazione teatrale. Così il figlio vede sinteticamente l'arte scenica di papà. Gigetto pensa che la difficoltà di capirsi tra padri e figli è reciproca. Agli ospiti si sono aggiunti Macari e Coccia. Qualcuno commenta, ma con simili finestre per forza un artista si sente ispirato.